Proseguiamo nel nostro viaggio all'interno appunto della diocesi di Locri Gerace. Ora parliamo col vicario episcopale per la famiglia, Don Piero Romeo, e parliamo anche con lui di questa idea importante di discutere sui nuovi stili di vita. Cosa intendiamo per nuovi stili? Il Vescovo ha dato una sua versione che coinciderà con la tua, però esplichiamola meglio. Quello che ha detto il Vescovo è sicuramente la base necessaria per comprendere questo convegno che noi stiamo preparando, e come diceva lui, non solo il convegno, ma anche il periodo che verrà dopo il convegno. La base è sicuramente spirituale, però, perché partiamo dal Vangelo stesso. In particolare partiamo da questa frase di Gesù in cui lui diceva: tra voi non sia così, tra voi ci deve essere un altro stile di vita. E allora noi siamo partiti da questo punto per agganciarci e dire le nostre a livello personale, a livello di famiglia, a livello di comunità, noi dobbiamo riprenderci una responsabilità etica, cioè una responsabilità di comportamento nella nostra vita. Noi cristiani, io per primo, siamo un po' spesso omologati a un modo di pensare comune, siamo un po' omologati a un modo di fare come fanno tutti gli altri. Essere cristiano è una scelta spirituale, ma è anche una scelta di vita concreta per ogni giorno, e ogni giorno siamo chiamati a fare delle scelte a cui dobbiamo decidere se stare o dalla parte del Vangelo o dalla parte dell'opinione comune, potremmo dire, di come la pensano la stragrande maggioranza della gente, che spesso può essere anche giusto, ma spesso è contro il Vangelo. I preti, voler intendere tutta la classe ecclesiastica, ecco, che cosa devono cambiare del proprio stile di vita? Guarda, io non so, non sono, diciamo, non posso dettare regole per gli altri. Dico forse che ci sono dei principi sui quali anche noi preti dobbiamo stare attenti. Per esempio? Che nello stile, proprio che è nello stile di vita, dobbiamo essere accorti anche noi nelle scelte che facciamo quotidianamente per noi stessi e per gli altri che ci stanno vicino. E le scelte devono essere scelte, come diceva il Vescovo prima, esemplari, scelte esatto, di testimonianza, noi diciamo come cristiani. Faccio una cosa perché voglio porre un segno, che sia un segno chiaro che dica che io sto dalla parte del Vangelo. Ma il prete non è chiamato a farlo da solo, però, è chiamato a farlo in rete. Non a caso uno scopo di questo convegno del 22 e 23 settembre è proprio questo, cioè rimettere in rete le persone. Perché noi abbiamo sì una presenza, di che rete parliamo? Sì, abbiamo una presenza, come dicevi tu, in rete che è, diciamo, come dire, malvagia. Ma mettere insieme le persone in rete significa mettere in relazione l'uno con l'altro e fare in modo che le ricchezze tue e le ricchezze mie, le risorse umane tue e le risorse umane mie possono innestarsi l'uno nell'altro, perché questa collaborazione e questa condivisione porta un beneficio al territorio. Il prete e la comunità, comunque questo lo si può dire, non posso dare lezioni a nessuno, ma questo lo si può dire, il prete insieme con la comunità devono, e usiamo l'imperativo qua perché è evangelico, devono assolutamente dare una risposta a quel territorio, a quella porzione del territorio, con segni e scelte che siano socialmente visibili. Cioè qui c'è realmente una presenza del Vangelo. Allora vogliamo solo riepilogare e dare l'appuntamento a chi vuole approfondire questo argomento e questo tema, che vi sta molto a cuore? Sì, volentieri. Noi il 22 e il 23 settembre prossimo, venerdì e sabato, abbiamo questo convegno, che non è però solo un convegno, perché all'interno di questo ci saranno le relazioni, brevi tra l'altro, perché ci sarà un grosso lavoro di laboratorio, ma poi ci saranno gli stand. Gli stand abbiamo chiamato le realtà della Locride, fuori Locride, che sul territorio, diciamo, hanno avuto iniziative concrete di solidarietà e di lavoro
di imprenditoria e di lavoro? Abbiamo, per esempio, abbiamo non solo la presenza del consorzio Goel che conosciamo nella nostra terra, abbiamo anche per esempio l'associazione Biosfera, che forse è poco conosciuta ma è una realtà vivissima. Ci sono altre realtà che lavorano sulla terra, sul nostro territorio, probabilmente avremo anche la presenza della Valle del Marro dall'altra parte, no? Che vengono a testimoniare questa loro presenza sui terreni confiscati. Abbiamo altri, il Don Milani, abbiamo altre iniziative che sono sul territorio, ripeto, e anche fuori. Poi avremo momenti di condivisione attraverso le cene e musica, musica etnica. Ci saranno anche dei ragazzi di colore, per esempio, che suoneranno, integrazione e via dicendo. Quindi è un convegno che ha diverse sfaccettature.